Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Cinzia e sono così perché ho l'alopecia universale. Se non sapete che cos'è, vi lascio il link della mia storia e andate a informarvi. Oggi risponderemo a un po' di domande che mi avete fatto. Ho fatto la richiesta sia su Instagram di mandarmi domande, sia in generale vorrei recuperare alcune delle domande più frequenti che mi avete fatto sotto i vari video. Quindi sarà forse un video un po' lungo, adesso vediamo come gestircelo. Eventualmente in futuro farò un altro Q&A per rispondere alle domande a cui non sono riuscita a rispondere oggi. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. L'iscrizione è gratuita e quando inevitabilmente vi deluderò potrete disiscrivervi e ciao! A proposito di questo vorrei ringraziarvi perché il canale è arrivato a 1000 iscritti e questa è una cosa molto bella, anche perché a parte poi il numero in sé non ci sentiamo più soli, più siamo meglio è alla fine. Io quando ho iniziato tutto questo percorso di video eccetera, sinceramente non pensavo che sarei arrivata a questo punto, anche perché magari il primo video era più un testare le acque, era più un coming out, perché alla fine dei conti non avevo voglia di parlare con tutti i miei amici singolarmente. Poi che fai, ne parli in una festa, dove vai a parlarne, non so, lo trovavo un po' complicato e quindi avevo deciso di fare il video sulla mia storia. Poi avevo già in testa un po' di idee da portare avanti, tipo 89 idee di video, infatti le sto realizzando. Vi ringrazio tantissimo perché senza di voi magari mi sarei un po' demoralizzata, invece sono contenta, stanno andando bene le cose, è un sacco di lavoro però sono proprio contenta, grazie. Per ringraziarvi avrei potuto fare un giveaway, un contest o cose così, no, regalarvi qualcosa giustamente, però in Italia è illegale, a meno che il contest non sia da meno di un euro. Se io vi chiedo di fare qualcosa per avere un regalo devo chiamare un notaio, registrare non so che cacchio di cosa come scommessa e quindi io assolutamente non ho la disponibilità economica per fare una cosa del genere. Quindi niente, cosa vi posso regalare se non un cavolo? E per me invece un mazzo di fiori del supermercato. Vi ricordo quindi che se avete domande per contattarmi potete utilizzare la mail che trovate nella pagina informazioni qui su YouTube, sia potete scrivermi su Instagram un messaggio privato, trovate il mio account Instagram qua sotto. Voi non vi fate problemi, fatevi sotto perché tanto io sono qui, rispondo alle vostre domande con i miei tempi, quello che è, però insomma fatevi sotto che io non mi formalizzo, chiedetemi quello che volete. Premessona di nuovo, io sono una come voi, non ho la verità in tasca, verificate sempre quello che vi dico, io cerco di verificare le fonti più che posso, però può sbagliare chiunque, in questo mondo sono una senza capelli come tutti gli altri. Premesso questo, io vi rispondo a qualche domanda che mi avete fatto, ho ricevuto un bel po' di domande e vediamo adesso. Allora, la prima persona che chiameremo Farfallina 56... Non vi offendete, vi prego, darò nomini a tutte e a tutti. Mi chiede, per chi porta la parrucca sintetica o naturale al mare, piscina, lago, come bisogna trattarla, quali accorgimenti sono fondamentali? Se si fa un tuffo, dopo bisogna lavarla, eccetera. Allora, io quando vado al mare e uso una parrucca, di solito uso una parrucca sintetica, può essere anche di capelli veri, l'ho usata per tanti anni, anche una parrucca di capelli veri. Ogni volta che andate al mare fate quello che volete e poi tornate a casa e la lavate, perché la salsedine tende a indurire le fibre e è un po' una rottura di scatole. Io uso le parrucche vecchie di solito per andare al mare, non userei mai una parrucca nuova di botta, a meno che voi, come è successo a me, usiate solo una parrucca e quindi quella vi portate in giro. Insomma, di solito se avete solo una, magari so, cercate di starci leggermente più attente. Una cosa che vi voglio dire è che, per esempio, quando andate sott'acqua, se avete pochi capelli e magari la parrucca è fatta a macchina, poi quando si bagna si vede sotto, no? Voi sapete come funziona la vostra parrucca perché l'avete già lavata a casa, avete già visto come risponde all'acqua, eccetera. Controllate appunto che quando la lavate poi non si separino i capelli, che non si veda poi la struttura sotto, che questa secondo me è una delle cose più brutte da vedere. Io normalmente la raccolgo
raccolgo, anche i capelli veri o sintetici li raccolgo, magari i sintetici sto più attenta e ci faccio una treccia invece di farci un grumone, un nodone a caso. Cerco di farci una treccia, cerco di tenerli un po' più dritti, un po' più... con meno possibilità che si aggrovigliano. Invece la parrucca ai capelli veri li butti su, tanto insomma generalmente insomma non dovrebbero fare tantissimi nodi e non dovrebbero rovinarsi tantissimo. Magari andare con una fascetta in modo che il sudore non vi entri negli occhi, magari portare una parrucca di quella fascia per cui vi rimane bene salda in testa, almeno da quanto ho sentito, perché ho sentito varie persone che ne parlavano, io non l'ho mai provata. Però potete portare anche quelle parrucche che sono una fascia di capelli, poi ci mettete il cappelletto sopra, quindi si vede i capelli con un cappellino sopra carino. Il sole scolorisce i capelli veri, questo è normale, i capelli sintetici reggono di più. Spero di aver risposto, se ci sono ancora domande fatemele, la prossima volta magari rispondo, cerco di rispondere sia in privato che poi in pubblico. Andiamo avanti con un'altra domanda di Francesca Maria Teresa Assunta. Mi chiede: qual è la spazzola più adatta per la parrucca sintetica? Di solito si usano quelle per parrucche sintetiche, vuol dire che se io ho una parrucca sintetica cercherò in ogni modo di preservare la fibra non tirandola. Adesso quello che faccio io poi in privato, che non ho voglia, tiro, faccio, è un'altra questione. Però io cerco di dirvi la cosa che si dovrebbe fare. Si dovrebbe usare o un pettine a denti larghi, ce ne sono tantissimi in commercio, vi metto un po' di foto, oppure se ci sono delle spazzoline con i denti di ferro fatte a posta. Se avete una parrucca molto mossa, molto riccia, cercate di usare un pettine a denti larghi andandoci molto molto piano, perché più riccia la parrucca più farà nodi, più farà problemi, più lunga è anche più farà nodi e più farà problemi e più velocemente si rovinerà. A questo proposito andiamo alle domande di Giavalla e Fufina. Giavalla e Fufina mi hanno chiesto più o meno la stessa cosa, ma sono in situazioni molto diverse. Mi scrive: ho appena acquistato la prima parrucca lunga finalmente, mi si annoda un sacco nelle punte, hai un problema di tutte le parrucche leggermente più lunghe o non dovrebbe fare così? Posso usare dei prodotti che aiutano a evitare i nodi? Le parrucche sintetiche si annodano sempre, è una cosa che io ripeto, dico e ripeto. Hanno dei vantaggi come hanno degli svantaggi. Lo svantaggio principale è che si annodano. Bisogna pettinarle abbastanza frequentemente, più lunghe sono più vanno pettinate, soprattutto per evitare che appunto si annodino e facciano dei nodi molto brutti. Bisogna pettinarle con gentilezza e in generale io uso il Jean Renoir Detangler. Non so se ci sono altri prodotti che sono altrettanto buoni, io mi ci trovo bene, ma questo non vuol dire che non mi facciano i nodi le parrucche, però vuol dire che io lo metto per preservarle un po' di più. Vi faccio vedere il video di quello che dice lei. Io poi ho cominciato a chiederle un po' di informazioni. La parrucca non l'ha lavata per un mese, l'ha usata poco, ma comunque rimanendo fuori eccetera non l'ha lavata. L'idea è che appena la lavi si riprende normalmente la parrucca. In questo caso certo farà nodi, quindi è una parrucca anche leggermente mossa, diciamo che non vedo questi grandi problemi. Grandi problemi ce l'ha la nostra Fofina, se si chiamava così, che mi manda queste foto. E queste foto sono una parrucca rovinata. Non è una parrucca rovinata per sempre, perché tutte le parrucche possono essere rimesse in sesto. Ci sono marche, e badate bene, che sono un po' più secche, marche che invece hanno più magari siliconi appena arrivano, oppure comunque hanno delle fibre più grosse, per cui si annodano meno e diventano meno secche in futuro ed hanno meno problemi. Facciamo così, non voglio dire marche, perché poi insomma mi dispiace, anche perché poi ogni marca ha varie collezioni. Diciamo che le parrucche che costano meno normalmente hanno delle fibre un po' meno rispetto a quelle magari di punta della marca, quelle che costano di più. Comunque, come vi dicevo, vi faccio vedere le foto. In questo caso cosa si fa? Vapore. Semplicemente, a parte i capelli spezzati che non li ricostruite, però di solito le parrucche col vapore si riprendono tutte. Non tornerete mai al livello della fibra dell'inizio, cioè nulla si crea e nulla si distrugge.
tutto si modifica. Vi sistemate la parrucca, vi metto il link di nuovo con la i qua sopra e vi metto anche il link in descrizione di questo video qua di come ristrutturare le parrucche vecchie. Fatelo col vapore, evitate, se siete già in queste condizioni, di farlo con il phon o con altre fonti di calore, perché il calore secca le fibre. Mi raccomando di non passare calore su nodi, perché fate ancora peggio. Se non sono chiara o avete altri consigli, scriveteli qua sotto perché sono utilissimi, Spero di aver chiuso questo e andiamo a una domanda che mi fanno tantissimi uomini. Mi chiedono di sopracciglia, parrucche, ciglia per uomini. Non è semplice per me, perché io, non essendo un'esperta del settore, sapendo solo quello che so io, posso raccontarvi del mio universo e poi vedere se riuscite voi a declinarlo nel vostro. Di certo, secondo me, le donne riescono a cavarsela con meno, perché magari usano più il trucco, sono abituate, sono più manuali, riescono più a sistemarsi. Non per altro. Gli uomini dovrebbero fare il doppio del lavoro delle donne per avere un risultato buono. Per cui sopracciglia, tatuaggio, cose così, cioè dipende proprio dal gusto. Io non lo so che cosa consiglierei. Ci sono le sopracciglia che uso io, non so, da attaccare, però anche lì io ci vado dentro con del trucco, soprattutto nell'attaccatura e dietro. Ci sono i tatuaggi per sopracciglia, microblading. Non c'è, per esempio, una cosa che ti attacca pelo pelo e che sei a posto, almeno che io sappia. Ditemi se voi sapete, non lo so, di qualcuno che se le fa attaccandosele, che so. C'è un sacco di gente al mondo che magari ha molta più manualità di me, magari sarebbe una buona idea. Per le parrucche invece direi che se io fossi un uomo porterei probabilmente tutte le lace front, cercherei di incollarle perché sono più naturali. Conosco persone che le comprano su RPG Show e comprano quelle da donna, poi vanno dal parrucchiere, se le fanno tagliare, se le incollano e via. Però chiaramente più corti sono i capelli e più lavoro bisogna fare, no? Più deve essere fino il lace, più bisogna avere manualità, altrimenti insomma ci sono un sacco di centri specializzati. Io quando le persone in generale, anche le donne insomma, quando non sanno da dove partire, io dico sempre andate in un negozio. Quindi mi dispiace, ma finché non saprete bene dove andare, cosa volete eccetera, andate in un negozio. Io mi rifaccio anche a tantissime domande di tantissime persone che mi chiedono cosa fare, cioè si trovano subito così e dicono oddio cosa devo fare. La mia risposta è andate in negozio, non comprate online, andate in un negozio, fatevi spiegare tutto per filo e per segno, andate in 50 negozi, voglio dire, non fermatevi al primo, comprate da chi vi dà più fiducia, da chi vi dà più informazioni, cercate anche dei prezzi buoni, no? Maria Gennaro di Torino, per esempio, mi ha detto, sono andata in vari negozi e è la mia prima parrucca, 2600 euro, capelli europei. Cioè, quello che voglio dire, la prima parrucca potrebbe essere che la bruciate viva. Io la prima parrucca la prenderei, sì, buona, perché chiaramente è un impatto psicologico molto grosso, ci vuole tempo per abituarsi, ma visto che ci vuole tempo per abituarsi eccetera, prendete qualcosa che poi non vi pesi anche psicologicamente, nel senso, cioè se io mi prendo una cosa da 2000 euro e me la metto in testa, io poi non vivo, ho paura di muovermi, non vado più al mare, mi precludo tutte le esperienze perché devo tenere il gioiello a posto. Quindi, siccome già è pesante di suo portare la parrucca per la prima volta, essere in ansia che la gente noti, eccetera, non occorre comprarsi una Ferrari. È diventato buio. Sulla questione dei soldi si è scurito il tempo. Allora, poi c'è una persona che invece mi fa un sacco di domande perché vorrebbe fare la scelta perfetta. E anche qui la scelta perfetta non esiste, ve lo dico subito. E la chiameremo Sally. Sally mi chiede, domanda 1, già che ci siamo più domande mi fa ansia. Domanda 1, quali sono le marche migliori di parrucche? Quelle più vendute fatte meglio? Non so. Cioè, nel senso, ogni marca ha vari livelli di buonosità, di buonezza, di buon cuore. Ogni marca ha vari livelli di
fattura. Ogni marca ha diverse fasce di prezzo e per le diverse fasce di prezzo i capelli sono diversi, la fattura è diversa, eccetera. Ci sono delle caratteristiche che ogni marca ha, per esempio Allen Villa è molto, ha i capelli molto leggeri, ha pochi capelli, diciamo che è più uno stile europeo. Estetica Design ha un po' più capelli, secondo me alcune parrucche comunque sono molto, sono leggere, io le uso, però diciamo che ha dei capelli più spessi. Ci sono marche che per esempio si specializzano nei colori. Io direi che guardare la marca non è proprio risolutivo, perché alla fine dei conti dipende proprio dal modello. Ci sono delle cose che chiaramente sono importanti per ogni marca ha le sue caratteristiche, però non riuscirei a dire qual è la migliore, anche perché la migliore su che base? Quali sono quelle più vendute? Io penso a livello mondiale sia Jean Renoir la più venduta? Ellen Villa in Europa? Cioè non saprei rispondere a queste domande, perché poi comunque in Europa diciamo che se guardate anche i vari siti, a parte quelli inglesi hanno tutte le altre marche, diciamo che in Europa tre sono le marche che vendono sia online che nei negozi, anzi in realtà Renée of Paris l'ho vista molto venduta in alcuni negozi, comunque non so quali sono le marche più vendute. Quelle fatte meglio dipende da ogni parrucca come è fatta, cioè in una marca c'è una parrucca da 5.000 euro, c'è una parrucca da 100, quindi capite che c'è una differenza fra le due. Le parrucche in capelli naturali si addicono a tagli corti o solo lunghi? Ecco, questo diciamo che se una parrucca ha capelli naturali, più corta è e meglio deve essere fatta, perché se arriva un colpo di vento deve avere tutti i crismi, il lace front deve essere fatta a mano, deve essere invisibile, tutte queste cose qua, perché si muove di più, no? Se i capelli si muovono di più e sono più corti, è la stessa storia delle parrucche da uomo, deve essere fatta stra bene. In alternativa vi prendete una sintetica corta che è un po' più duretta, cioè i capelli un po' più e visto che stanno più al loro posto può essere fatta anche meno bene. È consigliabile avere una o due parrucche vere? Io ho una parrucca per ogni evenienza, però sono strana io. Avere un backup non fa mai male, però cioè, stiamo parlando di tanti soldi per due parrucche vere. Io non le ho mai avute due parrucche vere. Quello che si può fare è cambiarla prima di essere proprio arrivati allo stremo della parrucca. A quel punto quella te la metti via per andare a fare ginnastica, per usarla e strausarla, strapazzarla, e quella nuova la porti in contesti migliori. In questo modo, ecco, magari non ci si sbarella via il portafoglio. Comprarle in negozio online dipende dall'esperienza che hai. Se sei brava e sai cosa vuoi, compri online. Se non sai cosa vuoi, se hai le prime esperienze, compri in negozio che te la sistemano, te la mettono a posto rispetto alla tua testa e tutto. Sono più naturali e meno sgamabili le parrucche sintetiche o vere? A questa domanda risponderemo nel prossimo video, la prossima settimana, perché non c'è più tempo, sta diventando una cosa lunghissima. Io vi ringrazio ancora tantissimo per i risultati raggiunti in questo canale. Niente, spero che vi sia piaciuto, che non sia stato lunghissimo. Fatemi sapere se avete suggerimenti, se vi piace il formato. Io sono apertissima alle vostre considerazioni, anzi sicuramente vorrei sapere, perché sono un po' insicura, insomma non è il mio lavoro questo, e se volete darmi una mano sono qui. Alla prossima settimana. Hai domande? No? Ok.